C'è un presidio e ci sarà un concerto da qui a poco alle 6 ed è il modo dell'Angelo Mai di rispondere a questo gravissimo attacco che è stato fatto. Sgombero della struttura, sgombero di due occupazioni abitative 2 giorni fa ed è una sorta di teorema, un'impalcatura assolutamente ridicola con accuse gravissime. Oggi siamo stati blindati immediatamente, subito, grande dispiegamento di forze dell'ordine e soprattutto non abbiamo avuto una risposta politica. Noi ci aspettavamo che oggi venisse dissequestrato lo spazio e questa risposta non è arrivata, quindi abbiamo deciso, tra poco attiveremo il palco, di fare un grande concerto, di stare qui fino a che non ci ridaranno l'Angelo Mai. La parola d'ordine di questo concerto è che non ce ne andremo finché questo spazio non verrà restituito alla cittadinanza. E noi rimaniamo qua fin quando non arrivano delle risposte chiare e non solo, anche delle proposte di soluzione immediata da parte dell'amministrazione comunale. La risposta del sindaco inizialmente è stata: noi non ne sapevamo nulla di questo sgombero. Adesso invece qual è il rapporto con le istituzioni? Siamo molto curiosi di capire se questa città è amministrata dalla Digos, dalla Questura, da qualche PM o da qualche potere, non ne abbiamo idea, vorremmo avere una risposta, vorremmo sapere perché, anche se la magistratura e la politica sono due percorsi diversi, è così difficile prendere una posizione. Uno spazio come l'Angelo Mai, che è uno spazio di produzione artistica, culturale, conosciuto a livello nazionale, dove gran parte hanno casa, gran parte delle compagnie, degli artisti che lavorano nel territorio romano e non soltanto. La risposta è stata quella che abbiamo visto 2 giorni fa. Ci sembra che questo sia un segnale molto grave, cioè che la politica, le istituzioni non stanno governando la città, ma lo stanno facendo la magistratura e la polizia. Ci sono delle accuse molto pesanti nei confronti di chi gestisce questi spazi. Stanno indagando, indagheremo. Siamo molto curiosi di capire da dove sono uscite tutta una serie di fantasie, anche perché insomma, questa volta sono veramente grosse. È una capitale europea senza politiche culturali, Roma, senza politiche sociali. La situazione delle abitazioni è gravissima, ci sono migliaia di persone senza casa e in questa città la fanno da padrone i palazzinari, i poteri forti, sono dei poteri mafiosi. È proprio assolutamente antidemocratico che la risposta sia questa. Non è possibile, insomma.